Milano, Milano. Altro che Svizzera. Prima la strada. Amici, sono qui sull'autostrada, vedete alle mie spalle, l'Italia è un paese meraviglioso. Vedete qua tutto, la mappa di tutti i posti per fermarsi. Adesso mi giro, vi faccio vedere. Siamo alla pompa di benzina dopo Como per andare a Milano, vedete alle mie spalle? Vedete? Perché mi sono fermato qua? Prima di tutto per farvi vedere alcune cose e vediamole. Allora, vediamo alle mie spalle quello che si può comprare qua. Tutto, tutto trovate qua, perché è grande, c'è di tutto qua dentro. Non è che manca qualcosa, qui c'è tutto, tutto, tutta roba buona, tutto di tutto. Bello grande. Tutto, forza Milan, eh? No, sto scherzando, non sono più tifoso, una volta lo ero. Andiamo al bagno a vedere, va. Missione compiuta. Water, gabinetto, vediamo qua, sono accesso. Insomma, qui praticamente non si paga una lira, non si paga un centesimo. Perché devo pagare i soldi per andare al bagno? Ditemelo voi. Fino a questo punto siamo arrivati? E voi lo accettate? Cavoli vostri, va bene, io faccio solo vedere le cose. Io non lo accetto. Al gabinetto non bisogna pagare, è gratis, ce lo devono dare gratis, perché noi spendiamo i soldini alla pompa di benzina. In Italia vedete che funziona bene, non si paga una lira, niente. Chiaro? Non è andata ancora, andiamo fuori. Il gabinetto non si paga, eh. Non si paga un centesimo. Avete capito? Non si paga un centesimo e basta. Che... Eh sì, eh. Oh, parecchia gente dalla Cina, eh. Che è questa roba? Buon sapore. Ecco, guardate che roba buona. Questa è roba buona, vedete? Roba italiana. Solo in Italia si mangia bene, eh. Guarda, la pasta artigianale. Vedete qui, la pasta artigianale. Vedete l'olio, l'olio quello buono. L'olio buono, andiamo di qua, va, meglio che andiamo, va. Juventus per i tifosi della Juve. Dalla Cina con furore, andiamo, va. Salutiamo, salutiamo a tutti, salutiamo, saluto a tutti, saluti, 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 andiamo, saluti. Ok, andiamo. Ho la cabina telefonica se volete chiamare. Poi dicono che non c'è niente in Italia, che non funziona niente. Ma chi lo dice queste bugie? Se anche il gabinetto è gratuito, eh? Cestini per buttare. Tutto, tutto perfetto, eh. Ah, altro che balle. Quando le cose sono perfette bisogna dirlo, eh. Basta avercelo con l'Italia, eh. Questa cosa mi dispiace, 1-0 con la Svizzera. Meglio in Italia fermarsi sull'autostrada che in Svizzera. Non vi fermate in Svizzera, fermatevi sull'autostrada in Italia, perché è meglio. Però occhi aperti, non lasciate niente incustodito, perché qua la stessa cosa anche in Svizzera, eh. Mi raccomando, eh. Yes, vado a bordo del mio carro. My car. Allora, andiamo, andiamo,
Buonanotte. Andiamo verso Milano, arriveremo presto. Comunque l'autostrada italiana è la migliore d'Europa, avete capito o no? Sì o no? Ah, bene, bene. Riderà, riderà, il banchiere riderà. Sono stufo di pagare, questi qui, sono stufo a questi privati che fanno soldi. Deve essere statale, deve essere tutto perfetto qua. Che pagare? Pagare che? Io non ce la faccio più a pagare qua. Oh, pagare autostrada, pagare che? Prego, pagare, pagare, sempre pagare. Sono stufo a questi privati. Deve essere statale, gratuito. Mettiamo la moneta qua, va? Siamo stufi qua. Basta. Andiamo via. Ma le autostrade pulite si pagano. Gratis! 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 Come in Germania, gratis! Non voglio pagare una lira, lo Stato mi deve dare l'autostrada perfetta! Basta! Allora, se volete parcheggiare Molino Dorino qui, si entra e adesso vediamo dove parcheggiate l'auto, così prendete il metro, che è il miglior modo per venire a Milano. Ritirate questo, andate dentro a parcheggiare, grazie. E poi è la miglior cosa da fare qui a Milano. Per chi non conosce perfette le strade, perché dopo per uscire da questa città si impazzisce. Il miglior modo è fare così. Milano è sempre un piacere. Ora ve lo faccio vedere io completamente. Allora dai, allora praticamente 1,50 euro 5 ore costa, 1,50 euro 5 ore, vi conviene parcheggiare qua, ok? Allora
4,50€ prendete il giornaliero, fate tutti i giri che volete, perché se dovete pagare 1,50€ ogni volta non mi conviene. Avete capito? Andiamo su, in metro. Un attimo, siamo a Lampugnano, davanti a noi c'è l'8 che arriva subito dopo, Buonarroti, Pagano, Concitazione, zona Cadorna se volete andare, con la rossa, e poi il Duomo, ok? La maggior parte di roba che vedete qui, Twix, Bounty, Snickers, Mars, queste cose qua, tutte queste cose confezionate, la maggior parte appartiene ai banchieri. Mi raccomando, portategli i soldi a questa gente, ok? Parcheggiate qui a Lampugnano, che è comodissimo, si parcheggia per poco, si spende poco, come ho detto, 5€, 1,50€, e conviene. Così prendete il metro e si arriva dove volete voi, semplicemente, se no da questa città non uscite, visto che ci sono i cartelli che vi fanno sbagliare strada e si fa veramente fatica, ok? Guardate qui che polizia che c'è, guardate, guardate com'è pulito qua il metro. Ma io, secondo me, se io vado in Svizzera trovo qualcosa per terra, dove ci sono i binari, qui invece è perfetto, vedete com'è perfetto, quando una cosa lo dico che è perfetta, è bello pulito qua in metro, quindi non potete dire niente, dovete fare solo silenzio. Prego, andiamo finalmente. Che barba. Andiamo là. Prossima fermata, next stop, Utilotto. Deve scegliere tra Milano e Lugano o Svizzera, meglio Milano 100 volte, un milione di volte meglio. Non ti mettere avanti, c'è una telecamera. Prossima fermata. Meglio Milano. Meglio Milano mille volte che passare la domenica a Lugano. Giusto.
bellissimo parco con le palme a Milano, 100 volte meglio che prima. Una cosa molto, molto bella, veramente. Ci mancano solo le banane. Veramente bello. A chi non piace sono cavoli suoi, a me piace, è bellissimo. Hanno fatto una cosa bene qua, veramente. È bellissimo. Controllate sempre la mappa, perché se stavo andando a sinistra, vedete? Controllate sempre. Visto che considerato dobbiamo andare a Loreto, controllate sempre. Andiamo, 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 andiamo. Al volo. Al volo. Ecco. È chiuso. One second is closed. Allora, è meglio muoversi a Lugano o a Milano? Ho detto già 100 volte che 1000 volte meglio Milano la domenica che Lugano. Lugano cosa c'è? I morti in giro. Niente, zero, zero, zero. Venite sempre a Milano di domenica, perché in Svizzera è un cimitero. Siamo in zona Loreto, no? Boh, qui c'è la camionetta dei militari, non lo so perché. Siamo in zona Loreto, no? Di là c'è il solito McDonald's, lo vedete? Ecco, di fianco al McDonald's c'è il kebab, quello che piace a me, è il migliore di questa zona. Si spende poco e si mangia bene, carne halal, buonissima. Avete capito? Quello che c'è anche sul mio canale, è il migliore kebab di Milano. Istanbul, Hagia Sophia. Vedete? Eccolo lì, adesso attraversiamo. Allora, qui dovete venire a mangiare il kebab, che è il migliore di Milano. E anche le patatine. Capito? Loreto, Corso Buenos Aires.
Ciao ragazzi, innanzitutto buon Ferragosto, che è domani, giusto? Dico bene, sì, domani. Quindi domani 15 agosto, buon Ferragosto. Come ti chiami? Io mi chiamo Carlo Smith, cognome inglese, ma sono napoletano, il mio vero cognome, eh? Sì. E quindi come ve lo posso augurare Ferragosto? Me lo posso augurare così. Pensando a te, sto immaginando un viaggio tra le nuvole, ad un amore come nelle favole, due ali per volare fino a te. Se perdo te, ogni attimo che vivo non è vivere, nelle giornate non c'è più colore, il cielo è sempre grigio senza te. Dedicata a tutte le persone che vi mancano, a Ferragosto. Sei napoletano te? Certo, sono napoletano, sono di Forcella io, quindi Napoli centro, stazione centrale. Sì, come mai a Milano adesso? Io abito a Milano da sempre. Ah, ho capito. Sempre. Dai, vieni in Svizzera ogni tanto, in Svizzera vai ogni tanto. Guarda, io ho fatto delle serate, dei concerti a Bielbien, tanti anni fa, vicino Berna, Lucerna, Berna, quelle zone lì. Adesso stavo in ballo per ritornare, sono in ballo, stavo parlando con uno che ha una radio in Germania, però a Francoforte. Sì. Perché io faccio uno spettacolo che si chiama Napoli punto e basta. Sì. Con 8 musicisti bravissimi. Sì. E che va molto bene per esempio per gli emigranti all'estero, perché io faccio i brani, quelli scritti da me come questo pezzettino che vi ho cantato. Io faccio uno spettacolo che trovate su YouTube che si chiama Napoli punto e basta, 2 ore di spettacolo con una band di 8 musicisti bravissimi, tra brani napoletani scritti da me, quindi quelli commerciali come quello che vi ho appena accennato, e quelli anche sociali, dedicati ai bambini invalidi, dedicati contro l'abbandono dei cani. Poi faccio molti brani anche classici napoletani, da Sergio Bruni a qualche cover di D'Angelo, brani che Renato Carosone, che per gli emigranti all'estero per esempio vanno benissimo, perché sono brani che ha cantato chiunque, dal cantante napoletano a Frank Sinatra, cioè Sinatra ha cantato pezzi napoletani come Luna Rossa, come tante canzoni napoletane sono state cantate anche da Elvis Presley, da Céline Dion e così via. Noi facciamo questo spettacolo, Napoli punto e basta, chi vuole va su YouTube, scrive Carlo Smith o su Facebook e mi trovate su Facebook e può guardare lo spettacolo e gli spezzoni dello spettacolo, Napoli punto e basta. Intanto ripeto, buon Ferragosto a tutti. Ti manca Napoli, eh? Guarda, io sono appena tornato 2 giorni fa, ora il 25 ci ritorno, il 25 agosto per lavoro. Cosa ti manca di Napoli quando vieni fuori? Ma tutto, anche se io sono qui da bambino, tutto, perché è la mentalità della gente, cioè tutti parlano male, ma non è vero, quell'immondizia che vi fanno vedere quelle cose, ti fanno vedere le campagne, che nemmeno i napoletani sanno dove sono quei paesi. Immondizia c'è anche a Milano, certe zone. Immondizia è dappertutto, molta immondizia a Napoli arriva dal nord, perché ci fanno un business, ma se tu vai a Napoli, via Petrarca, Santa Lucia, via Caracciolo, i Vicoli, non c'è l'immondizia, forse è più il turista che butta la carta a terra che il napoletano. Quindi non è neanche giusto che ti fanno vedere in TV quei piccoli paesini, quelle piccole province, ma non fanno vedere il bello. È come se uno viene a Milano e invece di portarti in Buenos Aires o in Duomo io ti porto in tutte le zone malfamate. È normale che ti fai un'opinione sbagliata di Milano. Non è così, come ti fai un'opinione sbagliata delle persone. Il ladro, lo scippatore, il borsaiolo c'è a Napoli come a Milano, come in Calabria, come in Germania. C'è dappertutto come c'è la persona brava e cattiva. Quindi se ti farei stare in un posto, una cittadina in Svizzera, un paesino, dove non c'è niente dopo le 6:30 di sera, che i negozi chiusi e tutto, ci staresti? Beh, ci starei, perché io penso che se uno si fa i fatti suoi e non rompe le scatole a nessuno, sta bene dappertutto. Ma non ti stufi? Non ti stufi stare un po' su? In quel caso lì, se parliamo di quella, sotto quell'aspetto, sì, se parliamo il patto, hai paura o no, se ti deve succedere una cosa, ti succede dappertutto. Stuparmi sì, perché io sono uno che sto in mezzo alla gente, mi piace. Per esempio, io sono più per il mare, vedi, se vado in montagna, quello parlavo prima con mio nipote. A Londra non vai? Mi scuccio. A Londra non sono mai stato, però vorrei andare. Poi ho parenti in Australia, il mio cognome è vero Smith, non è finto. Smith? Sì. Ma sembra un cognome di Svizzera? È un cognome inglese, per esattezza scozzese, perché i nonni di mio papà erano inglesi, ma è il mio vero cognome, non è un nome d'arte. Ah, però ho capito. Io sono napoletano. Tra Nino D'Angelo e Gigi D'Alessio, chi Nino preferisci? D'Angelo. Nino D'Angelo. Nino D'Angelo perché D'Alessio, secondo me, ma secondo tanti, non ha fatto altro che fare quello che ha fatto Nino D'Angelo 30 anni prima. Ad esempio. Ha fatto 2 film di Gigi D'Alessio. D'Angelo ne ha fatti una ventina. Però, guarda, te lo dimostro. Sì.
un pezzo che ha fatto, non ricordo il titolo, da Alessio con la Tatangelo, c'era una parte che faceva le domeniche d'agosto, quanta neve che cadrà, anni prima di Nodangelo. Questa guerra mente cuore quanto tempo durerà, è identica. Ma adesso l'ha fatta molto dopo. Quindi è un po' di plagio lo fa. Poi diciamo anche che D'Angelo è uno che ancora oggi, a giugno, due mesi fa, ha fatto ancora 30.000 paganti secondi più allo Stadio San Paolo, a Napoli, per il suo compleanno, che ha fatto 60 anni. È uno che prima del caschetto faceva un genere, poi ha fatto il caschetto con un jeans e una maglietta, ora fa l'etnico e ancora riesce a prendere la generazione nuova e la generazione vecchia, quindi si rinnova sempre. Grande, sì. E poi i gusti sono gusti, però lo ritengo che sì, in attivo. Sì, certo. Quando si parla di Nino Melodici, anche per me è lo stesso. Ma tutti questi nuovi hanno tutti preso spunto da lì. Sì, Nino D'Angelo prima. Poi il gusto è Gigi gusto. D'Alessio dopo, sì. No, ma D'Alessio canta, ormai è un cantante italiano. Sì. D'Angelo continua a cantare in dialetto, sì. E continua a fare gente. Anche chi non è meridionale. Anche come attore, no? Come nei attore. Tempi. Però a volte molti non lo sanno. Con D'Angelo hanno suonato gente. Mel Davis, un grande chitarrista, ascoltava Nino D'Angelo. Billy Preston, detto sì. Il quinto Beatles, pianista dei Beatles, ha suonato in un disco di D'Angelo. In Occhi di Ghiaccio, cioè un disco di D'Angelo, ha suonato Billy Preston. Perché molti ne parlano male senza ascoltare, perché partono già col pregiudizio. E napoletano parti col pregiudizio, ma uno deve ascoltare prima. Ascolta, poi dice mi piace o non mi piace, è giusto o no? Sì, giusto. Quindi già parti, ma quello è napoletano e parte col pregiudizio, perché è lo stesso discorso della città. Vai a cantare... Io vado a Napoli e chissà cosa mi succede, vai ma ti succede anche qua. Vai a cantare a Lugano, poi vedi cosa pensano dei napoletani. Io sono stato anni Svizzera. Fa in Svizzera, vicino Berna. No, lì va bene, gli italiani li apprezzano di più, ma in Ticino non li apprezzano tanto, dal mio punto di vista. Non lo so, non l'ho fatto quella zona lì, però... Dopo la dogana. Dove sono stato io erano tutti emigranti, devo dire, quindi italiani, leccesi, cose, cioè. Siciliani. Però poi la canzone napoletana, soprattutto quella classica, il volo ora è famoso a Milano, sì. In Italia. Ma prima era già famoso all'estero, che cosa cantavano? I classici napoletani, o solo mio, queste canzoni. Vabbè, è stato un piacere. Devo smontare per fare. Ok, d'accordo, l'intervista è finita. Salutiamo tutti. Buon Ferragosto a tutti. Anche per me. Vedete lì che c'è una bottiglia, la vedete? Qualche bestia, qualche animale, qualche maleducato, qualcuno che non sa comportarsi ha buttato lì la bottiglia.
e questo non è da fare, è un segno incivile. Vedete, io ho finito l'acqua e allora la vado a buttare nel cestino quest'acqua. Ecco, qui c'è un cestino, da civile si butta dentro il cestino, non da incivile e testa di, non me lo far dire, va bene? D'accordo? Imparate a fare i civili. Lo so. Lo stesso biglietto potete usarlo anche per il bus, quindi il sistema è superiore rispetto alla Svizzera perché è molto più comodo. Milano è superiore. E i bus sono belli, non è che sono brutti, bei bus, nuovi, comodi e belli, e funzionano a Milano. Via Paolo Sarpi, dove vivono i cinesi. Qui è il parrucchiere, dalle 9 di mattina fino alle 9 di sera sono aperti. Quindi ragazzi, se passate da queste parti dovete venire qua, che è buono, dalle 9 di mattina alle 9 di sera. Giusto? Giusto. Ok, saluti. Okay, grazie. Saluti, ciao. Ciao. Vediamo qua, c'è un ristorante, Ristorant Webin. Non so com'è dentro. Poi c'è trattoria cinese qui alle mie spalle. Trattoria cinese. Andiamo avanti. Cioè, ce n'è di gente qua, vuol dire che si mangia bene, eh? Trattoria cinese. Andiamo un po'. Andiamo. Sono già mangiato lì i kebab e sono bello pieno. Il kebab, lo sapete il posto. Questa è la zona cinese. Boh, qui stiamo parlando di sera, siamo a zona. Siamo in periodo quasi ferragosto, quindi non c'è così tanta gente in giro. Molti sono chiusi, molti sono andati in Cina. Però ci sono, dai, in giro. Vedete, qualcuno dalla Cina c'è. Qui un altro posto, Wans si chiama. Si mangia. C'è qualcuno con lo skateboard che va. È una via normale, non è pericolosa, è tranquilla. È un giretto tanto per farlo, si può fare. Qui c'è una pasticceria, certo, qui fanno le spremute alle mie spalle. E qui c'è un altro posto che si mangia, che fanno da mangiare. Un altro posto che si mangia. Farvi vedere come è movimentato. Un altro posto che fanno da mangiare, tipico di loro. Allora, dai, la zona cinese non è male, però è un po' chiusa, bisogna venire di giorno. Vedete? Venite di giorno. Si imboscano, non vogliono farsi vedere. Sono un po' riservati la gente qua. Continuiamo. È difficile il cinese.
ci mi chiamava tutta la vita. Impossibile, è difficile. Quest'altro posto è per mangiare, questo posto qua anche. Sempre roba di loro, se uno vuole mangiare fino a tardi. Poi giustamente molti posti sono chiusi per ferie, molti posti sono chiusi, sono già le 9, adesso ora sono già le 9 passate, prima era prima. Ecco. Via Paolo Sarpi, Milano. Trattoria, sempre cinese questa. Vedo la gente tranquilla, allegra, giusto? Ecco. Flash, qui è per le cose elettroniche, mi è aperto di sera, per le astucci, le cose per l'auto, per il telefonino, cellulare. E qua è quasi terminata, eh? Abbiamo quasi terminato la via. Qui c'è una tavola fredda. Tavola fredda. Qui c'è un bar. C'è un bar che è pieno di gente qua. Jublin. Non lo so se è cinese. Ecco, siamo arrivati al termine. Qua in fondo c'è Microsoft. Un altro supermercato. Ah, la lingua è carina, mi piace. Era un po' difficile da imparare. Qui c'è foodie, non so. Si mangerà, si beve caffè, ci sarà spuntini, quello che uno vuole. Andiamo. Un altro posto. Chateau Dufa. So. Ecco, la via è finita adesso, l'abbiamo fatta tutta di sera, via Paolo Sarpi. Via Paolo Sarpi.
questi leggi senza frontiere con rilancio di accordi con contribuzioni legali. Giovane italiano di 22 anni, morto in Spagna, dove nel lago, sento una lieta risa di scoprire il caso della polizia, provato tra i giovani cittadini russi con l'accusa di omicidio. Dopo pericolosa per gli uomini, ma questa volta campagna di due è stata battuta dalla polizia della provincia di Trento, al quale verrà attaccato per due volte in discussione di istituto. Siamo in stazione, no? Vediamo le spalle lì, tutti quelli che sono sbarcati, tutto pieno. Si vedono le spalle mie? Fino in fondo là. Non andiamo là perché sennò... Comunque tutto in fondo, ce ne sono parecchi, eh? Che continuano a sbarcare, dove li metteranno non lo so, ma chi lo sa. Fermare non si può e non lo so cosa si può fare. La guerra l'hanno voluta gli europei, rovinare quel paese come la Libia, perché quando c'era Gheddafi non sbarcava nessuno, era tranquillo, capito? Avete capito? Quindi hanno buttato apposta giù Gheddafi per far sbarcare tutta la gente. Quindi pensateci, chi sono i veri colpevoli? Sempre i giacca e cravatta, i banchieri, sempre loro. Sempre quelli che comandano le operazioni militari, sempre loro. Perché se c'era Gheddafi, era tutto normale, non c'era questo caos. Ecco qua. Si vede un po' il casino dietro di me, ma è lontano. Stazione. Qui non c'è, sono tutti concentrati da quel lato là. Ecco, da questa parte. Thank you.
guardate l'autostrada, buia, con poca luce. Poi adesso entriamo in galleria tra poco e vediamo un po' com'è le gallerie italiane. Va bene, le gallerie svizzere sono migliori, d'accordo, ma queste gallerie italiane come sono? Eh? Come sono? Questa è illuminata abbastanza bene, ma quella di prima sembrava una grotta, sembrava una grotta buia, capito? Pagate mai per andare al bagno. Qui è gratuito in Italia, in autostrada. Quindi l'Italia supera la Svizzera perché è gratuito.